l'idea che sta dietro al piano Quest è nata durante una chiacchierata con la professoressa Danesino dell'Istituto Peano. L'idea è quella di cercare di fare emergere dalle classi quarte quelli che sono i ragazzi più interessanti, i ragazzi con più voglia, con più curiosità, che hanno voglia di misurarsi con delle sfide che via via gli proporremo. Beh, noi crediamo molto in questo progetto perché pensiamo che sia un modo diverso per sviluppare le competenze che questi ragazzi dovranno avere dopo. Un conto è fare la lezione frontale che poi si dimenticano, un conto è stimolare la creatività, la voglia di scoprire, la voglia di fare, l'intraprendenza. Quindi speriamo proprio che i ragazzi, cosa che mi sembra però in questo caso, vogliano partecipare. Piano Quest è una sfida digitale e i partecipanti dovranno cercare di risolvere degli indizi, risolvere delle sfide che gli verranno sottoposte su internet. Lo scopo è quindi seguire tre identità digitali. Queste tre identità sono delle persone che abbiamo creato dal nulla. Queste tre persone hanno dei profili Facebook, dei profili Twitter e i partecipanti dovranno monitorare le loro attività e ogni mese cercare di risolvere delle sfide che le verranno sottoposte. Queste sfide saranno sostanzialmente dei giochi piuttosto che dei problemi che grazie all'informatica possono essere risolti. Lo scopo finale quindi è cercare i migliori partecipanti e quindi riuscire a tracciare il percorso di queste identità digitali da novembre a quello che sarà giugno. Penso che sia un'ottima opportunità per i ragazzi, anche oltre a quello che ha detto la collega, per il coinvolgimento. Cioè noi cerchiamo sempre di trovare dei modi diversi di coinvolgerli, di interessarli e di non fargli sentire sempre la scuola come qualcosa di negativo. E quindi speriamo che i ragazzi colgano questa opportunità.